Salgono i numeri in Italia, continuano a salire anche in Gran Bretagna. Ne parliamo con Alessandro Allocca della Repubblica che si trova proprio a Londra. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno, grazie. E allora, abbiamo letto questa mattina le parole del vice direttore sanitario per l'Inghilterra. Il Regno Unito ha raggiunto un punto di non ritorno nella pandemia da coronavirus. Cosa intende? Cosa significa punto di non ritorno? Sì, se prendiamo in considerazione gli ultimi dati, possiamo dire che il Regno Unito ha fatto un salto indietro, ritornando quasi all'inizio del picco pandemico. Parliamo dei mesi di marzo ed aprile, soltanto nelle ultime 24 ore ha registrato più di 15.600 nuovi contagi con 400 nuove vittime. Ma è ovviamente il totale quello da prendere in considerazione. Lì i contagiati solo in ambito ospedaliero sono più di 590.000. A questi però va aggiunto un dato che non fa parte, diciamo, di questo monte. Sono coloro che risultano contagiati all'interno delle case di riposo, delle abitazioni private, e secondo l'ONS, l'Istituto Nazionale di Statistica Britannico, sono più di 220.000 persone. Quindi questo sta a significare che nel giro di pochi giorni il Regno Unito potrebbe registrare il primo milione di contagiati da quando è scoppiata la pandemia da coronavirus. Come sta reagendo il governo? Non posso dire che sta reagendo nel miglior modo possibile, per il semplice fatto che sta portando avanti delle restrizioni che cambiano il loro corso ogni 15 giorni. Domani si attende un nuovo discorso alla nazione del Premier Boris Johnson con un cambio nuovo di rotta. Eravamo rimasti a qualche settimana fa alla chiusura dei pub alle 22, come avete ben capito dai numeri che vi ho elencato prima, una misura restrittiva che non ha funzionato per nulla. L'idea è di prendere come esempio quello della Scozia, che ha attuato nel corso delle ultime giornate, ossia di finire di servire bevande alcoliche all'interno dei pub alle 18, alle 6 p.m. Orario locale, ma di continuare a servire alcol per chi si trova fuori fino alle 10 di sera. Come si può immaginare, anche questo è un po' un controsenso, però è un nuovo tentativo, perché purtroppo si va avanti a tentativi in questo paese, di abbassare la curva pandemica. Grazie, grazie Alessandro Allocca, grazie per gli aggiornamenti e per il racconto su quanto sta accadendo in Gran Bretagna.